Ciao a tutti e bentornati nel canale. Oggi siamo nella pista di Recoaro. Guardate che bellissima pista. Apre pochissime volte, forse un paio di volte all'anno. Non penso tanto di più. Con noi oggi. Ciao ragazzi, siamo tornati. Anche la Silvia. Buongiorno. Tutto bene? Sì, dai. Un casino. Poco carica, massa gente. Dovete sapere però, che ho messo degli accessori nuovi sulla moto. Davvero? Da soldi? Accessori? Accessori belli. Allora andiamo a vederli dopo. Andiamo a vederli. Andiamo. Dopo ti cambiamo. Federico sta già cambiando, non vuole essere disturbato. Sì, e non vuole perdere tempo. Abbiamo andato via. Allora, vediamo se trovo gli accessori nuovi. Allora, copri vaschetta kite rossa. Bella. E anche freno. Bella. E anche freno. E para radiatori. No, quelli c'erano già. Utilissimi, comunque consiglio è utilissimi. Gomma nuova. No. Gomma senza tasselli. Para pinza rosso. E paradisco che però non c'era. Ricordo che di serie, non lo so perché, ma la Honda di serie niente da fare. È terribile comunque. Come è terribile? È rossa, è terribile. Non mi piace. Terribile. Non è lo stesso rosso della moto. Vabbè, non è lo stesso rosso della moto, ma è bello, dai. Fa il suo perché. E manca un altro. Copri vaschetta freno posteriore kite rosso. Esatto. E ho colto l'occasione per cambiare anche l'olio di freno. 5.1 messo sul dot, 5.1 dovrebbe. Secondo me non serve olio speciale, basta ogni 20-30 ore mettere sempre olio nuovo. Una volta all'anno. No, meno. Cioè, io una volta all'anno sto senza freni. Comunque direi che è ora di cambiarti, no? Sì, ci cambiamo e ci vediamo in pista. Quindi vi lascio tempo alla sigla come al solito per iscrivervi al canale, mettere mi piace al video e attivare la campanellina e noi dopo la sigla andiamo dentro per il primo turno. Questa pista che è da 2 anni che non vengo, tra l'altro. Ah, io un annetto quasi. Quindi andiamo dentro, dai. Primi turni in archivio, piccolo turno qua fatto con Dario. Qua il buon Federico ha pensato di lanciarla. E si è puntata e dopo si è tirata dall'altra parte. E sempre a gomma, se è colpa della gomma. Guardiamo, notiamo la gomma di Federico.
Veniamo a notare la gomma di Manuel Giantin e anche oggi Monkey può dire che va piano per colpa della gomma. Ricordiamo a chi sta guardando il video che la mia gomma davanti ha 62 ore, 60 ore, 60 così. È ancora quella originale, insomma, poco a fa. E sicuramente lavora ancora molto bene. Da Dio. Considerando che adesso una coppia di gomme costa 160-170 euro, vero, no? Così, guarda, finché ci sono i tasselli la gomma funziona bene. Concordo, finché non è slick. Comunque opinioni della pista, troppo traffico, tanto traffico, troppo. Un po' di traffico, sì, ma pista veramente molto bella e bisogna solo accelerare perché qua la fiducia conta tanto. No, ma io ti ricordo che se devi cadere devi avere la GoPro. Puoi cadere senza GoPro, bisogna documentarle però. Cosa provi? Cosa provi? Proviamo le sospensioni di Federico del mondiale. Qua bisogna dire, Federico ha una moto factory camuffata, perché qua pensano che lui abbia la moto originale, qua c'è una moto da mondiale. Però, le sospensioni non sono quelle, come le Solva? Sì, no, davanti adesso alle originali, perché indovina un po', per la terza volta ha voluto fare una taratura diversa. Infatti Solva è molto contento. Come dicevo nell'ultimo video, la moto mia l'abbiamo sistemata sulle buche, però adesso fa un po' troppi movimentini. Proviamo a chiudere leggermente la compressione, torniamo dentro, vediamo com'è la pista e vediamo se migliora la situazione, dai. Torniamo dentro per il secondo turno. Trovato un amico qua, dopo aver vinto l'anno scorso il campionato over fast oldies, portato a casa categoria MX2, sì. Piccole magagnette a livello di salute, che si pensava anche che non si potesse più correre in moto, invece la moto ha vinto su tutto, si torna in moto. Gare no, però allenamenti sì. E qua il buon Nino. Qualcuno domanda come mai, la differenza dove sta. L'importante è andare in moto, no? L'importante è andare in moto. E il buon Nino cosa ha fatto qui? Se vi ricordate la moto super ufficiale che aveva, super ufficiale, moto tua. Sì. Venduto a moto, che cazzo avrà comprato? Volete vedere cosa ha comprato? Vi faccio vedere io. Eccola qua. KTM, ma 3,50 2022. Abbiamo programmato un test come si deve con questa moto, che me la faccia provare per bene, sì. Ma adesso sono stanco, quindi la prossima volta in più. E poi la pista non è nelle condizioni di provare. Ma diciamo che sei ancora in rodaggio, diciamolo. Diciamo che il rodaggio sarà lungo, no? Quante ore hai tu sulla tua? Io più o meno, se la moto ha 58 ore, ho 58 ore di rodaggio. 58? No, sei uscito dal rodaggio da un'ora fa. Però sì, faremo una prova come si deve di questa moto, perché è una moto che mi ha sempre interessato. Però andiamo a Castelsanpiero. Però andiamo dove dice il buon Federico. Come dicevo, una moto che mi ha sempre interessato, ne ho provata una, ma tipo i primi anni che le facevano, 2010. Orribile, mi ha lasciato dei ricordi orribili. Sono molto 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 curioso di provare questa moto. Ti dirò che io ho notato, perché sono andato a Montagnana e qua ho notato che dove il 250 manca, questa ti dà. Però mi dicevi che qua c'è da gestire. Qua c'è da gestire, sì. Qua devi gestire il polso, gestire la sospensione, gestire tutto.
Io adesso do la GoPro al buon Federico, sì, così vediamo un onboard di come Dio comanda, di uno che accelera. Prima ha avuto anche il coraggio di cadere senza GoPro. E io ero dietro, volevo fermarmi e dirgli: ah, ti sei fatto male, è cascato proprio. Sì, sì, mi ha detto. Mi raccomando, iscriviti al canale, mandare le notizie. Seguici, seguici, perché qua usciranno cose importanti. Importanti. Ma scusa. Importanti. Io non dico niente, usciranno cose importanti, sia, sia a livello motocross, sia a livello non motocross. Ah. Seguiteci, seguiteci. Dai, andiamo dentro, via. Giornata finita in mezzo alle buche, stiamo ancora facendo motocross in furgone, siamo un po' in ritardo per quello, facciamo la chiusura del video qua in furgone, siamo semplicemente in ritardo perché te perdi tempo a fare i video. Ah, solo per i video? Direi proprio sì, infatti quello in ritardo sei tu in realtà. Esatto, proprio io, mi ha chiamato la Giorgia un po' in... comunque sia, ultima manche qua con Federico con la GoPro, mi è stato dietro un po', mi ha superato, ma poi è stato risuperato da Manuel. Attenzione, cosa è successo? Vuoi veramente dirlo? Sì. Com'è stata l'esperienza di vedermi che ti ho risuperato? L'ho risuperato perché gli si è spenta la moto. Però intanto, se eri in gara e ti si spegneva la moto, era l'ultimo giro e ti superavo. Il problema è che in gara, l'ultimo giro, mi muore la moto, non può esserci Manuel dietro, perché l'ho già doppiato. Corretto, corretto, corretto. Però intanto una piccola soddisfazione me la sono tolta. Anche perché speravo che mi stessi un pochettino dietro a guardare come che giravo, robe. Invece no, lui mi è arrivato sotto, superato, andato via. Frega cazzo, però. Sì, non sei proprio un bel vedere. Sì, ma te devi spiegarmi come migliorare, come andare più forte, robe. Cioè... No, in realtà non... No, basta. Abbiamo capito che hai solo le tue idee, non vuoi capire come fare a migliorare qualcosa e quindi continua con le tue idee. Basta. Cattivo non vuole insegnarmi, non vuole dirmi niente, semplicemente mi ha detto devi andare più forte in curva, grazie al cazzo, è lì il problema, però come faccio ad andare più forte? Niente, no? Te lo dice? Non te lo dice. Comunque giornata positiva, voi non ve ne sarete accorti, ma io in realtà era 2 settimane che non andavo in moto, questa sarebbe stata la terza, perché c'è stata la gara di Federico dove sono andato a fare solo le riprese e quel weekend non ho corso, e c'è stato il weekend scorso che Federico è andato a fare un'altra gara del campionato Xen e io non sono andato, tra l'altro i risultati pessimi, pessimi,
quindi archiviata subito. Come dicevo, era da due settimane che non correvo, primi turni un po' sì, difficili, poi mi sono un attimo più capito e mi sono divertito anche. Comunque sì, a voi, per non perdervi nulla, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace al video e attivate la campanellina. E noi ci vediamo, come sempre, settimana prossima con un nuovo video. Ma ti ricordi quando non facevamo i video? Riesci a ricordare tali tempi? Infatti, facevo qualche risultato in più. Che cattivo.